C'è anche Sebastiano Somma nella miniserie Vento Mameli, il ragazzo che sognò l'Italia, in onda questa sera e domani sera su Rai 1 alle 21.30. La miniserie Vento racconterà due anni di passioni, amori, lotte, sotterfugi, composizioni poetiche, ma anche incontri e dibattiti politici, amicizie, tradimenti e spie, ma soprattutto di crescita umana, elaborazioni di ferite profonde e interrogativi non solo politici ma esistenziali. Io ho il piacere di fare una partecipazione nel ruolo di un generale francese, generale Modan, e ci tenevo però a esserci, seppur con una piccola partecipazione, in una fiction importante che racconta una storia bellissima, molto popolare, perché è una storia che arriverà al cuore dei giovani, che non conoscono ovviamente, tanti non conoscono la figura di Goffredo Mameli, e arriverà nel cuore chiaramente di chi avrà voglia di approfondire la figura di un giovane che ha lasciato la sua vita proprio per dare la possibilità, assieme a un gruppo di valorosi coetanei, di ritornare alla libertà in un paese libero. La vita di Goffredo Mameli, una vita breve e bruciante come quella delle rockstar più amate, è quella di chi, con il suo esempio però, ha saputo smuovere gli animi del popolo. Ma soprattutto conosceremo anche come è nato l'Inno d'Italia, e sicuramente la regia di Luca Lucini e Ago Panini è servita proprio a raccontarla minuziosamente per spiegare il senso anche di quella poesia fantastica scritta da quel poeta fantastico che era Goffredo Mameli.